il motorpetto. Oggi vediamo nel dettaglio la SV650 in una versione speciale. Cafe Racer, come va di moda oggi, si chiama Banger, allestita con un sacco di accessori che la rendono ancora più bella. Chi ama questa linea è veramente particolare, insomma, o la ami o la odi. Faro rotondo, stile vintage, questi accessori vogliono enfatizzare ancora di più il carattere forte e estetico di questa moto. Kit che comprende diversi dettagli. Partiamo dal davanti, ci sono le freccette a LED, la protezione del cupolino, manubrio più largo e più basso, stile motard, piastra per il navigatore e paramani. Scendendo c'è la protezione per il radiatore, anche per il tappo, protezione dei collettori, scarico doppio invece che singolo, con la sua protezione per le pedane del passeggero, maniglie sempre per il passeggero, freccine a LED più piccole anche dietro e portatarga, più stretto e più bello dell'originale. Il pezzo forte è sicuramente il terminale dell'affresco, quindi azienda italiana, doppio rispetto all'originale che è singolo. Solo con questa modifica otterrete un peso minore, un sound decisamente più bello e anche più accelerazione. L'abbiamo provata e la differenza si sente. Questo kit si può acquistare o tutto intero oppure a pezzi separati. Tutto completo costa a listino 1300 euro da aggiungere al prezzo della moto. Oppure ci sono varie possibilità. Si può montare o solamente il terminale e costa 523 euro, o solamente il manubrio alto con la piastra navigatore e la protezione delle leve e costa 355 euro, oppure solamente la parte dietro, quindi maniglie, portatarga e frecce a LED e costa 257 euro, oppure tutto quello che è il pacchetto protezioni, quindi cover del cupolino, cover del radiatore, cover inferiore del collettore, il cover paracatena anche da questa parte, che non abbiamo visto. E la tela termica per rivestire i collettori. Il tutto per un prezzo di 309 euro. Quindi, che dire, versione Cafe Racer della SV650, una moto già bella di suo che o la ami o la odi. Se volete vederla e toccarla, siamo qua. Un saluto da Motor Pep. Ciao ragazzi, alla prossima!